fatto, guardate come palpea il nostro sugo, ecco qui. Della ricotta salata ce la mettiamo all'interno, senza ancora girare. E queste le lasciamo per decorare i due piatti con un po' di basilico per una decorazione. Ecco, questa è la nostra pasta alla norma. Salve amici e amiche, buongiorno, benvenuti sul canale. Oggi realizzeremo una bella pasta, la pasta alla norma. È una pasta di origine siciliana e naturalmente è ben conosciuta, però noi la facciamo con qualche piccolo, diciamo, accorgimento nostro personale. Bene, per questo piatto abbiamo bisogno di questi ingredienti: le melanzane che abbiamo già tagliate a rondelle un centimetro più o meno tonde, basilico, aglio, del ricotta salata, che è quella che va, noi usiamo anche un po' di parmigiano, però dopo ne buttiamo, sale, pepe, che come sapete andiamo sempre un po' a grattugiare prima, e abbiamo un barattolino di pomodori fatti in casa, sono pelati, fatti in casa, ma questo è l'ultimo, non basta, e abbiamo bisogno anche di una dose olio d'oliva e olio per friggere. Naturalmente, per il primo step andiamo a realizzare questa cosa, guardate, un contenitore, sopra andiamo a metterci le melanzane per far perdere l'acqua e il gusto amarostico che la melanzana nella sua natura, un po' di sale sopra. Del sale, ecco qui, la mettiamo da parte per far perdere questo po' di acqua e un po' di amarostico. Bene, nel frattempo andiamo a realizzare il sugo con la passata, andiamo a passarlo con il nostro pomodorini e pelati fatti in casa. Ed ecco che ci siamo. Bene. Allora, ecco che cominciamo a fare in questo modo. Accendiamo i fuochi. Ecco qua, ci siamo. Mettiamo l'olio d'oliva.
due spicchi d'aglio tagliati in due, quando sentiamo già che prende un po', a me piace mettere anche un po' di basilico, è così che faccio sempre il sugo, e prendiamo un po' di sprigione, il suo aroma. Ecco che l'aglio ha preso il suo colore, spostiamo un po' dal fuoco. Togliamo l'aglio, togliamo l'aglio. Un accorgimento che vi dicevo prima, possiamo lasciare uno spicchio d'aglio, uno solo, all'interno, schiacciandolo per far sprigionare maggiormente i suoi profumi durante la cottura del sugo. Bene, a questo punto ci siamo, si è un po' raffreddato anche, andiamo. Ecco fatto. Li mettiamo sul fuoco. Copriamo. Bisogna aspettare il tempo, abbassando un po' la fiamma, e prepariamoci per la frittura. Allora, per la frittura delle melanzane, per friggere le melanzane, andiamo a mettere il nostro olio di arachidi. Ecco qua. Accendiamo. Ecco, le nostre melanzane hanno rilasciato un po' d'acqua, potete anche vedere qui. Andiamo un po' ad asciugarle e poi a metterle nell'olio. Controlliamo un po' anche il sughetto. Versiamo un po' di sugo. E andiamo a scolare. Thank you.
prendiamo questa padella, andiamo qui, e controlliamo un po' i sughi, bellissimo. Abbiamo bisogno di aggiungere un po' di sale. Non la copriamo più perché ha bisogno di essere asciugata. Ecco, l'acqua in questo momento è già pronta per poter calare la nostra pasta. Ecco qui. Dopo che, come avete visto, che l'abbiamo preparato, l'abbiamo messo in padella. Una favola meravigliosa. La ricotta salata la grattugiamo al momento direttamente sulla pasta, in ultimo. Però noi abbiamo un accorgimento, questo è quello che mi vorrei permettere. Abbiamo grattugiato del pecorino. Mettiamo questo pecorino anche in più nella pasta nel momento in cui andiamo a saltarla. È una cosa in più che faccio io perché a noi piace un po' questo tipo di sapore diverso un po' dalla ricotta, che comunque la ricotta salata è quella della tradizionale, ce la mettiamo. Però un po' di pecorino saltato diventa, provatela, insomma, è una accortezza diversa. Mettiamo nella pasta, tempo che la pasta cuoce qualche minuto. Ecco amici, ci siamo, l'acqua ha cotto la nostra pasta, ci siamo, quindi andiamo a spegnere la nostra pasta. Qui abbiamo il nostro sugo, scoliamo la pasta. Guardate come bolle. Palpea il nostro sugo, ecco qui. E come ho detto prima, anche un po' della ricotta salata ce la mettiamo all'interno, senza ancora girare, solo un po' così. Ecco, un po' di parmigiano, un po' di pecorino romano, che a noi piace anche questo qui all'interno, senza girare, ricordate, senza girare. Basilico, le nostre melanzane, o qua per la nostra pasta alla norma. Queste le lasciamo per decorare i due piatti con un po' di basilico per una decorazione un po' sfiziosa. Ancora un po' di pepe. Ed ecco che a questo punto spegniamo i fuochi, ammalgamiamo il tutto.
il profumo. E siamo pronti per impiattare. Bene. E a casa possiamo anche usare le manine per fare questo servizio, al ristorante invece no. Ecco, questa è la nostra pasta alla norma. Spero che il video vi sia piaciuto. Fate questa accortezza di un po' di pecorino durante la cottura, mentre saltiamo la pasta con un po' di ricotta salata ugualmente, da quel sapore, quel che non so che, un po' particolare. Grazie per l'attenzione, se vi è piaciuto un pollicione su e iscrivetevi al canale, ci vedremo in una prossima ricetta, magari se vi fa piacere potete anche essere avvisati se cliccate sulla campanella. Grazie ancora, ciao, alla prossima!